Queen of Bulsara. Siamo dietro le quinte, stiamo per cominciare. Come... Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Siamo ancora in Borghese, siamo ancora in... siamo a metà strada. Qualcuno già è pronto e noi ci stiamo per preparare. Ma possiamo capire come nasce questa band? Lo chiedo prima a Freddy. Ma in effetti hai scelto la persona forse più giovane per fare la domanda, perché il vero fondatore, diciamo, di questa band ce l'hai qui. Perfetto, allora lo chiedo a te. Ripetimi la domanda perché mi sono perso un attimo nei... L'origine della band. La passione. Alla base la passione per i Queen, già suonavamo insieme in varie formazioni musicali, abbiamo messo insieme questa passione che ci unisce e abbiamo iniziato questo bellissimo percorso che si è andato... Diciamo, sono più di 10 anni, giusto? 15, giusto? Forse, quasi 16, dal 2006, sì. Allora, cantante, giusto? Sì, sì. Poi quali sono i ruoli? Batterista, chitarrista, bassista, pianista, tastierista, programmazioni. Diciamo che voi rappresentate delle icone rock, cioè internazionali. Qual è la difficoltà maggiore nell'interpretare questi ruoli? La difficoltà maggiore alla base è la musica, quindi il confronto è quello che i Queen e noi poveri mortali, che la gente tende sempre ovviamente a fare il confronto con i Queen, quindi la responsabilità alla base è quella della musica, di poter rendere il giusto omaggio musicalmente parlando. Poi di conseguenza negli anni siamo riusciti a cucirci addosso, insomma, gli abiti adatti per poter rendere uno spettacolo più appetibile sotto il profilo scenico, diciamo così. Però la musica è quella, è alla base, insomma, del tributo in primis, quindi rendere un buon omaggio musicale prima di tutto. In particolare tu sei il frontman, quindi un ruolo importante. Ma diciamo il peso si sente sempre, ad ogni serata sicuramente, perché emulare Freddy è sempre una grandissima responsabilità. Anche io stesso ci credo a volte poco, nel senso non mi sembra vero, no, di poter imitare un'icona del genere. Diciamo che la passione, come diceva appunto Ottavio, il nostro Roger Taylor, è quella che ci muove fondamentalmente, quindi la cosa che voi sicuramente vedrete tra poco sul palco è la passione che noi ci mettiamo in questo, e questo penso che ci avvicini almeno al minimo a quello che sono i veri grandi Queen. Come quest'arte ha cambiato la vostra vita? Perché oggi è 1° maggio, quindi la festa dei lavoratori, ecco, come la passione, diciamo, può diventare anche lavoro? Ma a noi è diventato un lavoro un po' per scelta, un po' per caso, nel senso che, diciamo che nel mio caso è stata la vita che me l'ha dettato. Facevo altro e poi la vita mi ha detto di fare il musicista. Per quanto riguarda noi, fortunatamente lavoriamo molto e quindi... E quindi portiamo in giro questa cosa, diciamo... È un buon auspicio per una giornata come questa. Certo. Cosa dobbiamo aspettarci? Ma un po' di divertimento, mi auguro, prima di ogni cosa. Di ripercorrere insieme delle tappe storiche della musica rock e niente. Ma una dimensione corale, insomma, ci dobbiamo divertire tutti quanti insieme. Noi ci divertiamo, se voi vi divertite, altrimenti... ce ne andiamo a casa. Come disse il buon Sebastian nella Sirenetta, bisogna creare l'atmosfera. Esatto. E i progetti futuri? Ma di proseguire già quello che stiamo facendo, sperando che si riapra di nuovo questo mercato, tra virgolette, che è stato fermo per 2 anni per pandemia, guerra, non se ne capisce più niente. Speriamo passi tutto e ci permetta di lavorare sempre di più e sempre meglio. Questo è l'auspicio nostro. Salvio Schiano, tastiere e programmazioni. Stefano Di Meglio, basso. Vito Di Costanzo, chitarre. Vincenzo Conte, voce. Ottavio Liguori, batteria e cori.